questa relazione troviamo sicuramente molte parti condivisibili, ma mentre in Europa si discute ancora di target non vincolanti e poco ambiziosi, il Marocco, secondo il Financial Times, è già prossimo ad arrivare al 42% di energie rinnovabili nel 2020, più del doppio dell'Unione Europea, e si è dato l'obiettivo del 50% entro il 2030. L'Unione dovrebbe prendere lezione anche dall'Uruguay, che nel 2015 è già arrivato al 94% di rinnovabili, con un quadro legislativo che dava certezza agli investitori. La relazione che voteremo domani contiene peraltro una frase a dir poco scandalosa. L'energia nucleare dovrebbe essere sostenuta in qualsiasi forma dai meccanismi di finanziamento dell'Unione o dalle istituzioni finanziarie dell'Unione Europea. Un bel pagare davvero. In Gran Bretagna la centrale nucleare di Hinkley Point verrà forse costruita solo perché il governo pagherà per 27 anni l'energia, il doppio del prezzo di mercato. Noi crediamo che le scelte nucleari non possano essere a discrezione degli Stati membri, perché mettono a rischio la sicurezza dei cittadini dei paesi confinanti e di tutto il continente europeo. Grazie. Grazie, onorevole Tamburrano. Accetta una blue card da parte dell'onorevole Jakovcic? Mr. Yafkovic, you have the floor. Parlava delle fonti rinnovabili, ha parlato anche della cooperazione con i paesi vicini. È d'accordo sul fatto che dobbiamo sfruttare di più il potenziale idrico dei paesi dei Balcani occidentali? Per esempio, l'Italia riceverà l'elettricità del Montenegro attraverso un canale che sotto il mare. Questo tipo di progetti vanno inclusi in questa politica comune? Ritengo che le interconnessioni elettriche tra i paesi, anche adottando le ultime tecnologie, vadano comunque incoraggiate. Per quanto riguarda l'idroelettrico, per molte zone d'Europa siamo ormai alla saturazione di ciò che è sostenibile per quanto riguarda il discorso della tutela della situazione naturale. Ricordiamoci che comunque l'idroelettrico può avere dei problemi in seguito alle variazioni climatiche che comunque mettono a rischio lo stesso approvvigionamento dei bacini idroelettrici. Dobbiamo comunque tenere anche di questa variabile che diventerà sempre più grave negli anni a venire. Grazie.